1.900.000 visitatori in un anno. Tra un po', se non state fermi, tra un po' superate gli Uffizi, ragazzi, calma. Bene, allora, chi non è fiorentino probabilmente non si ricorda com'era questo luogo più di un anno fa, perché questo luogo più di un anno fa era buio, freddo e vuoto. Era buio, freddo e vuoto. Oggi è un luogo straordinariamente ricco, pieno di bellezza, di persone, di gioia, di ricchezza e di Italia, perché c'è davvero la cultura del nostro paese. Grazie e buon compleanno al Mercato Centrale! Un anno di numeri e di successi non sono però solamente quello che poi appare, quello che si vede fuori. Sono soprattutto quello che c'è dietro le quinte, quello che ti accade quotidianamente, quello che ti fa rinunciare spesso al sonno di notte, e con valori che vanno al di là del numero e del risultato che tu poi porti a casa. È Aldo Settembrino. Aldo. Aldo è il grande protagonista del mercato con me, è quello che tiene sotto controllo tutto, è quello che non dorme di notte se c'è un problema, che monta l'installazione di Buren, quella che vedete sulle nostre teste, che è un'installazione d'arte contemporanea preziosissima, 1364 cubetti luminosi che qui si potevano montare solamente di notte con mille difficoltà, addirittura con quelli che fanno free climbing, con le corde legati e sospesi nell'aria per 7 notti consecutive. Pensate che quest'opera appartiene al Comune di Torino e loro la montano con i loro tecnici in 25 giorni di ruspe e di gru, noi in 7 notti senza interruzioni. Questo grazie ad Aldo. Ecco, e noi ci siamo voluti fare, insomma, portatore di un messaggio: valorizziamo la cucina di casa, e questo è il momento di farlo, e questo è il momento più favorevole a renderlo possibile, e abbiamo istituito questo premio che chiamiamo il primo mestolo di legno alla tradizione. È il premio di stasera. Si sono cimentate 23 persone, uomini e donne, appassionati della cucina di casa, c'è stata una giuria qualificatissima che li ha giudicati, e presto, fra qualche minuto, avremo il responso sul vincitore. In ogni città è un punto di aggregazione molto importante. Al mercato ci si incontra, si discute, si mangia, ci si vuol bene, ci si conosce, ci si tocca, cosa che non succede quando si guarda la televisione. Allora io penso che sia molto più interessante venire al mercato e vedere veramente cosa fanno questi artigiani che guardare quello che fanno questi quattro cuochi sfighettati alla televisione. Scusate, ormai è la vincitrice, perché è una donna. No, vincitore, l'ha già svelato un po'. Nara Nesta. Care le mie ragazze, siete troppo giovani. Non solo, Nara ha vinto anche recentemente il miglior crostino, e quindi ora mi sembra eccessivo. Evviva il mestolo d'oro! Un applauso! Ma la pizza pure fu.